Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Vi presento questo mio nuovo progetto, semplicissimo, adatto anche per principianti, realizzato con avanzi di cotone riciclato di diverso colore, come potete vedere. E la mia è una taglia XXL. Vi do un po' di misure subito subito all'inizio. Allora, la lunghezza totale della maglia, la lunghezza totale è 60 cm, la larghezza 56 cm, quindi questo vuol dire che ogni pezzo, perché questa viene lavorata in due pezzi in questo modo, si lavora un pezzo davanti e dietro e l'altro pezzo davanti e dietro. Ogni pezzo di questi è largo 28, quindi questo fino a qua si lavora in due pezzi, poi a questo punto si riprendono le maglie dopo averla cucita e si lavora in tondo tutto assieme. La manica è larga 20 centimetri e lo scalfo raglan è lungo 27 centimetri. Ok? E niente, andiamo subito al tutorial. Ho usato 400 grammi di cotone. Ecco, una cosa che dimenticavo, ho usato in totale 400 grammi di cotone riciclato, come ho detto. Ecco, cotone avanzi tutti, avevo tutti dei gomitolini di avanzi di questi colori. Ho cercato di metterli insieme creando, insomma, un'armonia fra di loro e è uscito fuori questa maglietta che non è malvagia. Andiamo al tutorial. Iniziamo facendo 5 catenelle e chiudendole a cerchio. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Poi andiamo a fare 4 gruppi di 3 punti alti suddivisi da 3 catenelle. Il primo punto alto io lo sostituisco con un punto basso e 2 catenelle. Voi, se volete, potete fare le classiche 3 catenelle. Andiamo a fare altri 2 punti alti. E abbiamo fatto il primo gruppo. 3 catenelle, 3 punti alti. Tre catenelle, tre punti alti. Tre catenelle, tre punti alti. Tre catenelle. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima sul secondo punto alto sottostante. Ok. Adesso facciamo 2 maglie bassissime e ci portiamo nell'archetto. Quindi 1 e 2, una proprio dentro l'archetto. Adesso facciamo gli angoli. Qui facciamo 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto. In questo modo, 2 catenelle, nel prossimo archetto 3 punti alti,
2 catenelle e 3 punti alti. 2 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Due catenelle e facciamo l'ultimo angolo nell'archetto. Ops. 3 catenelle. 3 catenelle. Allora, questo cotone è un cotone morbidissimo, ma guardate che combina, perché non è per niente ritorto. E quindi bisogna stare attenti, bisogna tenerlo molto tirato. Quindi stavamo 2, 3 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. A questo punto il giro non lo chiudiamo, perché da qui iniziamo a lavorare con giri di andata e ritorno. E questo è quello che ci si presenta dopo i primi due giri. Ok? Adesso, senza chiudere, voltiamo il lavoro e iniziamo a fare dei punti alti. Il primo, io come al solito lo faccio qui, faccio un punto basso e 2 catenelle. Voi fate, se volete, le vostre 3 catenelle. Adesso dobbiamo fare dei punti alti su tutti i punti alti sottostanti. Quindi 1, 2. È molto semplice questa maglia, semplicissima proprio, anche per principianti. Nell'angolo andiamo a ripetere l'angolo, però invece di fare 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, da qui in poi faremo sempre 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Quindi gli angoli solo nel primo giro sono formati da 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Da adesso in poi faremo 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Andiamo a fare i 3 punti alti sottostanti. 1, 2 e 3. Nell'archetto facciamo un punto alto e andiamo a fare i 3 punti alti sottostanti. 1, 2 e 3. Nell'angolo ripetiamo l'angolo. Quindi 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Facciamo i punti alti sottostanti. Guardate, guardate questo filo che fa, guardatelo. Non lo compro più. Mi dispiace perché è molto, molto, molto morbido. Però sull'archetto un punto alto e così fino alla fine del giro. Ci vediamo alla fine del giro.
fatto il mio ultimo angolo, vado a fare i miei 3 punti alti sottostanti. E poi volto il lavoro. Oh, io adesso l'ultimo punto lo vado a fare in questo modo. Prima ho fatto un punto basso e 2 catenelle. Vado a prendere non la prima catenella, la catenella di mezzo, così da dietro, la prendo in questo modo, la ritorco davanti e tiro un pochino il punto. In questo modo, il punto alto sottostante, se ci fate caso, si camuffa molto con l'altro punto alto, cioè non si vedono molto le catenelle fatte. A me piace così. Voltiamo il lavoro. E facciamo di nuovo tutti i punti alti sui punti alti sottostanti. Facciamo gli angoli così come l'abbiamo fatto in questo giro. Quindi di nuovo su ogni punto sottostante facciamo i punti alti. Facciamo l'angolo sempre con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e su tutti i punti sottostanti li lavoriamo tutti facendo i punti alti, così fino alla fine del giro. Dopo cambiamo colore e aggiungiamo un altro punto. Alla fine vi faccio vedere come faccio l'ultimo punto, punto alto, quindi vado a prendere la catenella di mezzo in questo modo. Alzo un po' il punto perché sono andata sulla seconda, non sulla prima, e chiudiamo. E questo è quello che si presenta. Adesso cambiamo colore. Praticamente questo poi, se conoscete la tecnica esagonale, va piegato così. Questo sarà lo scalfo manica. E questa è metà della maglia, metà davanti e metà dietro. Lo scalfo manica non viene così dritto e non fatevi ingannare, perché poi questa, quando viene indossata, la manica scende un po', poi lo vedete, insomma. E qui viene dritto, però poi la manica, quando la indossate, scende un po', quindi non vi viene dritto. Vi viene come avete visto lì nell'anteprima, praticamente, nell'anteprima della maglia. Una volta lavorato tutto. Ok, adesso dobbiamo cambiare il filo, quindi questo lo chiudiamo e lo tagliamo, quindi facciamo una maglia per fermare il filo, tagliamo e chiudiamo. Ok, voltiamo il lavoro, prendiamo l'altro filo. Faccio una maglia prendendo tutti e 2 fili per fermarlo, poi lascio la codina, prendo
Però me le porto dietro queste adesso, così poi le nascondo. E andiamo a iniziare. Adesso dobbiamo fare, quando cambiamo il lavoro, facciamo prima un giro di punto basso. Il primo giro, ogni volta che cambiamo il lavoro, facciamo un giro di punto basso. Quindi uno lo vado a fare prima nello stesso, nel primissimo punto proprio. Io devo tirare il filo, se no. Ok. Poi mi porto dietro le codine, così adesso le vado a nascondere in questo modo. E facciamo ogni punto alto sottostante, facciamo un punto basso. In questo modo nascondiamo ben bene le codine, essendo il punto basso un punto stretto, rimangono belle al loro posto, perché dovendo cambiare colore ho preferito fare così, fare questo giro di punto basso proprio per fermare il filo, che poi in sé per sé lì non si vede il punto basso nella lavorazione, però ho preferito fare così per fermare le codine del cambio filo. Arrivata a quell'angolo, lascio le codine, anzi le taglio proprio, che a questo punto le posso tagliare. Nell'archetto dell'angolo faccio due punti bassi. Due catenelle, praticamente rifaccio l'angolo, però questa volta con i punti bassi. Tiro e due punti bassi. Quindi faccio l'angolo con i punti bassi invece che con i punti alti. Due punti bassi, due catenelle e due punti bassi. E proseguo. Ogni punto alto sottostante faccio un punto basso. Arrivata all'angolo faccio due punti bassi, due catenelle, due punti bassi e così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine, l'ultimo punto basso lo facciamo sulla prima catenella iniziale di quelle sottostanti, non sulla seconda come abbiamo fatto per i punti alti. Sulla prima catenella, sull'ultima catenella delle tre iniziali, andiamo a fare l'ultimo punto basso. Poi voltiamo il lavoro. E adesso ricominciamo a fare tutti i giri di punti alti come abbiamo fatto prima. Ne facciamo tre. Quindi il motivo è ogni volta che cambiamo colore, un giro di punto basso e tre giri di punto alto. Cambiamo colore, un giro di punto basso e tre giri di punto alto. Semplice, semplice. Arrivati all'angolo. Rifacciamo sempre i due punti alti, le due catenelle e due punti alti. In questo modo. Allora, questo è. Devo fare un altro punto alto. Questo è l'angolino, vedete? Le due catenelle che abbiamo fatto prima. In questo angolino andiamo a lavorare di nuovo. Due punti alti. Due catenelle. Tiriamo un po' così. E due punti alti sempre nello stesso angolino. Stiamo attenti che il primo punto si potrebbe nascondere qua sotto e poi lo saltiamo, eh? Quindi questo poi è il primo punto da fare. Quindi magari facciamo così.
visto che si potrebbe nascondere, dopo che abbiamo fatto i punti alti, facciamo così e lo vediamo che è il punto da lavorare. E ricominciamo. Per quanto tempo dobbiamo lavorare così? Ricominciamo quindi, dicevo. Facciamo quindi tutti i punti alti, angoletti e punto alto. Per quanto tempo dobbiamo lavorare così? Cioè, cambiamo colore, ovviamente, ricordiamoci di cambiare colore ogni tre giri. Lavoriamo così finché raggiungiamo l'altezza del nostro scalfomaniga. Finché misurando da qui a qui abbiamo raggiunto l'altezza del nostro scalfomaniga. Il mio scalfomaniga misura 25 centimetri. 25 centimetri, ecco qua sono arrivata. Questo è il mio scalfo che misura 25 centimetri. A questo punto pieghiamo la nostra maglia in questo modo e andiamo a sistemare dei marcapunti. Aspettate che questa mi si è, l'ultimo punto si è sciolto. Andiamo a sistemare dei marcapunti. Allora, in pratica, questa quindi è la spalla, questo è lo scalfomanica e quindi questo è il corpo della maglia, metà davanti e metà dietro. Andiamo a sistemare dei marcapunti sulla spalla, sulla manica, sulla spalla, sulla manica, spalla e manica, perché questa poi, come già vi ho detto, viene leggermente scesa quando si indossa. Quindi chiudiamo all'angolo. Perché questo? Perché da adesso in poi non lavoreremo più su tutti i lati della maglia, ma lavoreremo solo su tre lati. Quindi mettiamo i marcapunti per ricordarci che qua non ci dobbiamo più andare a lavorare. Mettiamo un altro marcapunto, decidiamo qual è il davanti della maglia, in questo momento è indifferente. Decidiamo qual è il davanti della maglia e mettiamo un altro marcapunto all'altezza dell'inizio dello scalfo manica, quindi così. E mettiamo un marcapunto perché qua inizierà lo scollo. Adesso chiudiamo qui dove abbiamo finito di lavorare. Facciamo una catenella per fissare il filo. Chiudiamo, tiriamo. E andiamo ad iniziare a lavorare dall'angolo. Questo lo possiamo pure spostare un attimo, tanto. Andiamo a lavorare dall'angolo del dietro, perché in questo, da adesso in poi lavoreremo così, su questo lato, sul lato in fondo e sull'altro lato fin dove abbiamo messo il marcapunto. Quindi andiamo sull'angolo. Io qua devo cambiare colore, sì. Ok, allora andiamo a cambiare colore. Oppila. Facciamo il nostro cappietto. Buonanotte.
Facciamo così, va. Oddio, questo è un cotone, come vi ho detto, un cotone riciclato. Guardate quanti fili ho dovuto mettere insieme. Perché avevo comprato, mi sa che ve l'ho già detto, una box, una box di cotone a poco prezzo, però mi è arrivato tutto cotone così sottile, così, che ho dovuto necessariamente mettere insieme, se no andava sprecato. Un attimo solo, quindi andiamo sull'angolo e facciamo un punto basso. Prendo all'inizio tutte e due i fili, poi lascio la codina e faccio il punto basso. Poi me la porto dietro per nasconderla. In questo angolo vado a fare comunque due punti bassi. Perché in pratica vado a fare metà angolo. E poi inizio a lavorare tutti i punti bassi. Come abbiamo sempre fatto quando cambiamo colore. Prima un giro di punto basso. E poi i punti alti. La codina me la porto dietro così la nascondo. E quindi lavoro un giro di punto basso lungo tutto il perimetro fino, abbiamo detto, dove abbiamo messo il marcapunto. Ovviamente a un certo punto la codina la lascio, dopo averla nascosta per un po' di punti, la lascio e la taglio e continuo. Quando arriviamo all'angolo facciamo due punti bassi, 2 catenelle e 2 punti bassi. E continuiamo. Quando arriviamo all'altro angolo, ovviamente facciamo lo stesso. Quando arriviamo al marcapunto, quindi facciamo l'ultimo punto basso sul marcapunto e voltiamo il lavoro e rifacciamo i 3 giri di punto alto. Così come abbiamo sempre fatto, insomma, niente di nuovo. O meglio, i 3 giri di punto alto. Dipende dalla larghezza che vogliamo, a cui vogliamo arrivare. Ovviamente quando andiamo sull'angolo, qui al centro dell'archetto, lavoriamo 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, lo stesso all'altro angolo. Ora, per quanto tempo dobbiamo ancora lavorare in questo modo, cioè su 3 lati? Fino a quando raggiungiamo la metà della nostra circonferenza, che sia quella del seno che abbiamo preso a riferimento, quella dei fianchi, dobbiamo raggiungere la metà della nostra circonferenza. Però io vi do un altro consiglio anche. Vi faccio vedere quello che ho già fatto, l'altro pezzo.
Allora, eccolo qua. Quindi questo, vedete, questo è, poi sarà lo scollo, che questa è una maglia chiusa con lo scollo quadrato. Per quanto tempo dobbiamo lavorare in questo modo? Fino a che raggiungiamo la metà della nostra circonferenza. Per esempio, io sto facendo una taglia XXL, anche 3XL. Io ho un seno di 124, raggiunto qua una circonferenza di una misura di 29, ma è 30. 30 più 30 dietro sono 60. 60 e 60 fa 120. Mi sono fermata perché? Perché il mio consiglio è quello di fare appunto un pezzo fino a un certo punto, così come ho fatto io. Vi fermate, mettete i marcapunti, iniziate l'altro pezzo, lo realizzate nella stessa misura, poi con dei marcapunti o con una imbastitura andiamo ad imbastire aspettate con dei marcapunti o con una imbastitura andiamo ad imbastire a riunire i due dietro. E lo stesso i due davanti e ce la misuriamo e vediamo come va. Perché questo? Perché magari il cotone cede un po'. Per esempio, io sono arrivata a 60, 60, 120, ma può essere che se la misuro dovrei arrivare a 124, ma può essere che se la misuro questa grandezza, questa circonferenza mi sia sufficiente, mi piace come mi rimane, ok? Se vediamo che è piccola, continuiamo a lavorare qualche altro giro qua. Altrimenti ci fermiamo e continuiamo e facciamo quindi tutti e due i pezzi uguali. Ok? In questo modo vi regolate. Considerate che, non mi ricordo adesso se già l'ho detto nelle altre clip, prendiamo sempre a riferimento, la circonferenza più grande. Il seno o i fianchi? Se è più grande il seno, prendiamo il seno come riferimento. Se sono più grandi i fianchi, prendiamo i fianchi. Ok? Se qualcosa non è chiaro, ovviamente, come sempre, scrivetemi sotto il video e io vi rispondo e cercherò di aiutarvi. Quindi adesso io andrò avanti con questo pezzo a lavorare ancora sui tre lati, a lavorare ancora sui tre lati fino a che raggiungo questa larghezza di 30 più 30, 60. Poi la misuro e poi vedremo. Ecco qua. Vedete come l'ho imbastita io per misurarla? Ho cucito la parte davanti, cucito così, un'imbastitura proprio grossolana, e la parte dietro e l'ho misurata. E per esempio io ho visto che mi sta quasi bene e la devo solo allargare un pochino dietro. Allora che faccio? Vado a fare. Adesso io scucio l'imbastitura e vado a fare un giro di punto alto solo sulla parte dietro. Scuciamo tutto.
Quindi andrò a fare un giro di punto alto, un giro qua e un giro qua, così l'avrò allargata un pochino dietro. Quindi riprendo le maglie qua. Vado qua sull'angolo. Uno e due. E faccio il mio giro di punto alto. Faccio il mio giro di punto alto solo sulla parte di dietro fino giù. Arrivata all'angolo, lavorerò questo ultimo punto alto più due punti alti, cioè faccio mezzo angolo e chiudo. Faccio lo stesso dall'altro pezzo. E poi posso cucire sia il davanti che il dietro. Dopodiché vedrò se è il caso di allungarla e credo sia il caso di, almeno per quanto mi riguarda, credo che un pochino la dovrò allungare, però la allungherò dopo che l'ho cucita. Lavorerò in tondo riprendendo le maglie qui da sotto. Lavorerò in tondo, l'allungherò di qualche centimetro e poi faremo le rifiniture. Eccoci all'angolo, sono arrivata, quindi come vi ho detto, ho lavorato l'ultimo punto. Nell'angolo andiamo a fare, non so se sono stata chiara, due punti alti così, uno e due, e chiudo. Oppla. E questo è fatto. Vado a fare la stessa cosa nell'altro pezzo. Prima di fare le cuciture, andiamo a nascondere le codine che non siamo riusciti a nascondere durante il lavoro. E queste le nascondo con l'ago. Qui siamo sulla spalla, quindi io prendo l'ago. Non so voi come le nascondete le codine. Siamo sulla spalla, infiliamo l'ago da lana. Parola. Un attimino, che vedo di infilare l'ago come si deve. E non ci vedo, me lo devo avvicinare. Addio, addio, addio. Ecco qua. Io lo nascondo così. Infilo l'ago e vado semplicemente a nasconderle in mezzo ai punti, in questo modo. Il più internamente possibile, così siamo sicuri che non si rompono e non si sfilaccia poi tutto il lavoro. Insomma, quello che volete voi, un po' di punti. Ok, tiriamo e tagliamo. Facciamo lo stesso con tutte le codine che ci abbiamo sospese. Queste ora le vado a nascondere qua. Nascondiamo tutte le codine, poi andiamo a fare le cuciture. Per fare le cuciture iniziamo dalle spalle. Avendo lavorato in giri di andata e ritorno, non ha un dritto e un rovescio questo lavoro, quindi è indifferente. Questi sono i due pezzi, quindi andiamo ad iniziare dalle spalle.
Quindi io faccio così. Oh. No, ho sbagliato filo perché dovevo mettere il filo bianco. Cambio il filo e torno. Eccomi qua. Allora, iniziamo quindi dall'angolo della spalla, dall'angolo esterno, andando verso l'interno. Quindi qua vado a fermare il filo in questo modo, vado sulle prime due maglie dell'angolo faccio un nodo cucito in questo modo e così il filo è fermato. Poi cosa faccio? Vado a lavorare sulle maglia su maglia prendendo la solina esterna, quindi questa. Un attimo, vediamo un po' se riesco ad avvicinare. No, adesso non posso più avvicinare. Allora, la solina esterna, quindi questa, in questo modo. E questa. Ecco, di nuovo sulla maglia successiva faccio allora, questa è la maglia, sono due asoline, una e due, la solina esterna 1 e la solina esterna di quella corrispondente 2. Questa codina mi impiccia. Senza stringere troppo, se no viene tirato. Di nuovo, terza maglia, la solina esterna, questa qua. Vado sulla maglia corrispondente e prendo pure qua la solina esterna. Io qua c'ho 250.000 fili con questo cotone riciclato, devo stare attenta. Eccola qua. Ma ne facciamo un po'. Asolina esterna. Asolina esterna. Asolina esterna, asolina esterna. Fatto il filo troppo lungo, anche perché sto cucendo la spalla, quindi lo potevo fare più corto. Ecco, io mi tengo il dito in mezzo per dividere, le due parti, quindi vado sulla solina esterna qua. E sulla solina esterna qua. Ecco la solina esterna. E la solina esterna. In questo modo. Questo è il rovescio quindi del lavoro, poi diventa il rovescio del lavoro a questo punto, dopo fatte le cuciture. Sulla parte dritta, ecco come viene la cucitura. Aspettate che stringo un po'. Eccola qua.
Vedete? Pianta pianta, non si vede nulla. Quindi continuiamo così fino a cucire tutta la spalla fino al bordo. Arrivati alla fine della cucitura, prima di tagliare il filo, anche qui fermiamo il filo con un nodo, quindi una volta con un nodo cucito, quindi infiliamo l'ago in mezzo all'asola e in questo modo facciamo un nodo. Se vogliamo ne possiamo fare pure un altro per stare tranquilli. Io ce lo faccio. Poi andiamo a prima di tagliare il filo, andiamo a nasconderlo per un pochino all'interno, in questo modo. Nelle maglie interne. Faccio capitare in mezzo al bianco così non si vede. Insomma, come abbiamo fatto prima. Ok. Vado ancora dentro. Più andiamo all'interno a nascondere le codine e più siamo tranquille che il lavoro non si rompe, non si sfilaccia. Dove vi pare? Non c'è un nascondete sotto le maglie, dove vi pare? Ecco qua. Tiriamo in modo che non tira. E poi tagliamo. Ecco qua. E questa è la prima. E vado a nascondere pure questa e la taglio. E questa è la prima spalla cucita. Ok? La stessa cosa andiamo a fare per l'altra spalla. La stessa cosa, ovviamente, poi sempre, adesso stiamo attenti quando andiamo a cucire il davanti e il dietro, sempre dal rovescio. Il rovescio è questo qua. Quindi adesso cuciamo l'altra spalla in questo modo. Cuciamo il dietro. Cuciamo il dietro in questo modo. Andiamo a cucire il davanti in questo modo. Dietro, davanti. E poi ci rivediamo per le rifiniture dello scollo e delle maniche. E andiamo a vedere anche se la lunghezza ci aggrada, perché se è corta andremo anche ad allungarla un pochino in fondo. Quindi ci rivediamo dopo tutte le cuciture. Ci qua. Allora, la mia è leggermente corta, quindi la vado ad allungare con un bel bordo, un bordo abbastanza alto. La metto dalla parte del dritto e vado a iniziare
da un lato, vado a riprendere le maglie da un lato, così la chiusura mi viene da un lato. Faremo un bordo a punto basso incrociato. Punto basso incrociato è molto semplice e leggermente diverso dal punto basso normale. Con un filato più spesso sicuramente si vede di più, ma anche con un filato come questo la differenza leggermente si vede, viene leggermente più carino. Quindi vado a riprendere una maglia qualsiasi da un lato, in questo modo. Allora, all'inizio, come sempre, io prendo tutti e due i fili, così incastro bene il filo. Poi lascio la codina e prendo il filo che devo usare. E faccio un primo punto basso. Mi porto dietro la codina. E adesso iniziamo il punto basso incrociato. Il punto basso incrociato si prende solo il filo diversamente. Fare il punto, buonanotte. Facendo il punto basso normale, noi avremmo fatto questo. Così e così. E poi avremo chiuso. Invece il punto basso incrociato è questo qua. Allora, mettiamo il filo nelle due soline e invece di fare così, facciamo passare l'uncinetto sopra il filo, quindi lo prendiamo così. E chiudiamo. Invece di fare così, facciamo così. Ok? Invece di fare così, facciamo così. L'uncinetto sopra il filo. Vedete, viene questa specie di incrocio? Così. Vedete questa specie di incrocio? Così. Questa è sempre è la codina, eh? La codina che mi sto portando dietro. Per nasconderla. Adesso la lasciamo, così magari si vede meglio, senza codina. Allora, rivediamo. Invece di fare così, facciamo così. Così. Eccolo qua. Vedete? Leggermente incrociato come viene? Carino. Ora io farò un bordo abbastanza alto, quello che mi necessita per allungare la maglia, sia in fondo alla maglia sia poi lo andrò a fare anche al giro manica, riprendendo le maglie ovviamente da sotto l'ascella, comunque poi lo faremo insieme. E la stessa cosa andremo a fare allo scollo. Allora, eccoci qua, siamo nel giro manica. Andiamo dalla parte, sempre dalla parte del dritto, eh? Andiamo sotto
Riprendiamo le maglie nel solito modo. Prendiamo tutte e due le codine e poi una la lasciamo. Ora qua però dobbiamo fare prima un giro di punto basso normale, perché qua non abbiamo le maglie, abbiamo i nostri punti alti, quindi dobbiamo fare un giro di punto basso normale. Quindi andiamo a fare 1 punto basso qua. Qui abbiamo tutti archetti formati dai punti alti che abbiamo fatto prima. Quindi ogni archetto andiamo a fare 2 punti bassi. Uno e due. Normali, primo giro, punti bassi normali sotto nel giro manica, eh? Uno e 2 di nuovo, 1 e 2. Da questo punto in poi, se vi ricordate, abbiamo fatto il giro di punto basso al cambio colore. Quindi, oltre ai 2 punti bassi che vanno nell'archetto formato dal punto alto, dobbiamo lavorare il punto basso che abbiamo fatto prima. Quindi qui lavoriamo un punto basso al cambio colore. Poi abbiamo l'archetto formato dal punto alto e ci lavoriamo 2 punti bassi. Qui invece abbiamo 2 semplici archetti formati dai punti alti, quindi 1 e 2. 1 e 2. Qui abbiamo il cambio colore, quindi abbiamo il punto basso che abbiamo fatto al cambio colore, quindi lavoriamo il punto basso sul punto basso. E negli archetti formati dai punti alti lavoriamo 1 e 2 punti alti. 1 e 2 punti alti. Punti bassi, scusate. 1 e buonanotte. 1 e 2 punti bassi. Qui di nuovo abbiamo il cambio colore, quindi lavoriamo questo punto basso che abbiamo fatto al cambio colore. Un punto basso e poi i nostri 2 punti bassi ogni archetto. Così per tutto il giro. Dopo aver fatto questo, facciamo il punto basso incrociato facendo il bordo a nostra scelta, 2, 3, 4, 5 giri, quello che vogliamo noi. Nel frattempo, vediamo anche se per caso la manica è larga. Se è larga, andiamo a fare anche qualche diminuzione, poi vediamo, ok? Arrivata alla fine del giro, ovviamente vado a chiudere sul primo punto basso fatto e da adesso in poi inizio il punto incrociato. Quindi una catenella e andiamo sul prossimo punto e facciamo il nostro punto incrociato su ogni punto basso. Ora, se dobbiamo fare delle diminuzioni, le diminuzioni le facciamo con il punto basso normale. Quindi facciamo così. 1, 2. Prendiamo 2 punti bassi, non li chiudiamo, li chiudiamo assieme. 1, prossimo punto basso. Oppla. 1 e 2. Quante diminuzioni dobbiamo fare? Una cosa molto semplice, almeno io faccio sempre così per vedere quante dimensioni devo fare, me la misuro la maglia. Sul braccio, per esempio, faccio così, la stringo di quella che la devo della scusate, non mi viene la parola.
la stringo in modo tale che mi stia bene e vado a vedere quante maglie stanno in questa piegatura che io ho stretto per farla stare bene. Ok? E queste sono le maglie di diminuzione che dovrò fare. Niente di più semplice. Io adesso questa la disfo perché io non devo fare diminuzioni, per me va bene. E continuo a lavorare anche qui, il punto basso incrociato. Per tanti giri, quanto voglio che sia largo il mio bordo, o più che largo, alto il mio bordo. Ok? Ora andiamo sul collo, sulla scollatura. Sulla scollatura iniziamo il lavoro dalla spalla, da qua, sempre dal lato del dritto. Anche qui andiamo a riprendere, vedete? Dove abbiamo fatto la cucitura? Andiamo sulla spalla dove abbiamo fatto la cucitura. Riprendiamo le maglie. Io sto dal lato dello storto, quindi la devo girare. Ok. Dove abbiamo fatto la cucitura sulla spalla, riprendiamo le maglie. Anche sullo scollo faremo prima un giro di punto basso normale, prima di fare il punto, come si chiama? Il punto incrociato. Quindi andiamo su un punto. Scusate. Allora, questa è la cucitura, il centro è questo qua. Quindi riprendiamo le nostre maglie, lasciamo una codina e facciamo il primo punto basso. Dove sta la codina? Ce la portiamo dietro, così la nascondiamo. E andiamo a fare i nostri punti bassi. Dove troviamo le maglie? Come qua. Semplicemente facciamo un punto basso ogni maglia. Primo giro, punto basso normale. Questo per facilitare il lavoro. Tanto poi no, nel primo giro non si vede. Quindi dicevo, dove troviamo le maglie? Facciamo il punto basso su ogni maglia. Quando arriviamo qua, tipo qua, no? Quando arriviamo qua, qua non abbiamo le maglie noi, abbiamo gli archetti formati dai punti alti. Qua andiamo a fare come prima, due punti bassi ogni punto alto, ricordandoci di lavorare il punto basso che abbiamo fatto al cambio colore, se c'è. Ok? Primo giro tutto punto basso normale, dal secondo giro in poi iniziamo il punto incrociato con una accortezza agli angoli che poi vi farò vedere. Allora, nel mio scollo io ho già fatto quindi il primo giro di punto basso normale e ho iniziato il giro con il punto incrociato. Adesso mi trovo qua all'angolo. Cosa dobbiamo fare quando arriviamo all'angolo dello scollo? Andiamo a vederlo. Allora, individuiamo il punto che sta proprio all'angolo, che è questo qua.
e i punti ai lati, una maglia ai lati e una maglia dall'altro lato. Andremo a lavorare queste tre maglie con punti bassi non chiusi e chiusi tutto assieme in questo modo. Quindi questo è il punto che sta all'angolo. Prendiamo la maglia che sta prima del punto all'angolo e tiriamo il filo. Prendiamo la maglia che sta all'angolo e tiriamo il filo. Prendiamo la maglia successiva e tiriamo il filo. E poi chiudiamo tutto insieme. E continuiamo con il nostro punto incrociato. Ovviamente, arrivati all'altro angolo, faremo la stessa cosa. Sono arrivata all'altro angolo, anche qui individuo il punto centrale che sta nell'angolo e vado a lavorare il precedente e il successivo insieme a quello. Quindi faccio 1. 2 e 3 e li chiudo e continuo. Sono al terzo giro, sono arrivata di nuovo all'angolo. Vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto prima. Ogni giro facciamo questo lavoro all'angolo. Qui adesso il punto centrale da prendere in considerazione sarà proprio quello che abbiamo fatto prima. Quelli è il punto che diciamo deriva dai tre punti lavorati e chiusi assieme, quindi questo qua. Quindi noi andiamo a prendere quello a destra, così. Poi prendiamo il punto centrale, così. Allunghiamolo un po' questi punti. E poi prendiamo quella a sinistra e idem come prima, chiudiamo insieme e continuiamo. Questo lungo tutti i giri che faremo per il nostro bordo dello scollo. Eccoci qua. Allora, io ho fatto il mio scollo, come vedete. Ho finito quindi anche i bordi alle due maniche e ho bordato anche il fondo dove ho fatto un'ulteriore, come vedete, rifinitura a punto gambero che adesso vado a farvi vedere. La farò anche allo scollo e alle maniche. Siccome però, come ho detto prima, questi sono avanzi di cotone e quindi il ruggine mi è finito, userò quest'altro colore. Allora, andiamo sullo scollo, vi faccio vedere il punto gambero sullo scollo. Se voi non volete fare il punto gambero, che non vi piace o vi risulta difficile, potete lasciarlo anche così, è bellissimo lo stesso. Va bene così. Allora, sempre dalla parte del dritto, mi rinserisco qui sulla spalla dove ho fatto la cucitura. Faccio un primo punto basso e poi vado inizio il punto gambero. Punto gambero è il punto all'indietro in pratica. Come si fa? Praticamente, innanzitutto allunghiamo un po' la solina e poi andiamo a puntare l'uncinetto nel punto dietro
al punto in cui ci troviamo. Infiliamo, tiriamo l'asolina così. E chiudiamo. Di nuovo, allunghiamo un po' la solina. Andiamo a puntare l'uncinetto nel punto posteriore a dove ci troviamo. Tiriamo e chiudiamo. Di nuovo, allunghiamo un po' la solina. Puntiamo l'uncinetto nel punto posteriore e tiriamo. È fatto. Di nuovo allunghiamo un pochino. E tiriamo. Quando puntiamo, allunghiamo la solina e puntiamo, se ci rendiamo conto che l'abbiamo allungata troppo la solina, con il filo la ritiriamo un po' dietro, ok? E la ritiriamo avanti. Eccolo qua. Vedete che è carino come rifinitura? E così lungo tutto lo scollo, sulle maniche, e sul bordo, se volete, se no lo lasciate così che va bene lo stesso. Vi faccio vedere il lavoro finito. Arrivati alla fine, abbiamo fatto l'ultimo punto gambero per chiudere, voltiamo il lavoro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sul primo punto che ci troviamo. In questo modo. Una catenella. Ops. Una catenella per fermare il filo e tagliamo. Ecco qua il lavoro finito. Devo chiudere le codine, devo nascondere qualche codina. Vedete che carino questo bordino, almeno a me piace tanto. Questo punto gambero, lo stesso ho fatto, vedete, sulle maniche, molto carino. Ecco qua. Molto molto carino, mi gusta mucho. Spero che gusti anche a voi, spero che sia piaciuto anche a voi. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, mi fate capire che oltre che vi è piaciuto, che comunque appunto i miei tutorial non sono vani, magari qualcuno rifarà questa maglia. Se la rifate, mandatemi una foto, contattatemi privatamente, mi farebbe tanto tanto piacere vedere i vostri lavori ispirati ai miei. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina a destra per non perdere gli altri tutorial, per essere avvisati quando metterò altri tutorial. E vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti, ciao, ciao dalla Gabri.